Quando lo accendi dici no, non è vero, cioè è buggato. Ottimo, ottimo. Ragazzi, finalmente vado a ritirare il nuovo MacBook Air con il chip M1. Sono curioso. Volevo prenderlo vicino a casa, solamente che sono finiti. Quindi sono dovuto venire in Duomo, a Milano, a Piazza Liberty per ritirarlo. Quindi sono curioso, ragazzi, sono piuttosto curioso perché sto chip sta davvero spaccando tanta roba. Tra l'altro questi devo ancora provarli. Ma che figata! Quanto mi mancava venire qua. Ne approfitto poi della zona gialla, fortunissima. Ah, stanno per togliere l'albero, vedo. Tra l'altro, raga, questo video sarà montato sul PC nuovo, quindi vi farò sapere quanto ci ho messo ad editare, ma soprattutto a renderizzare un video in 4K a 60 fps, registrato sull'iPhone 12 Pro Max, quindi sono curiosissimo. Bene, la mia destinazione è lì. Cioè lì, non qui. Lì. Ovviamente non c'è nessuno perché va solo ad appuntamento, quindi dobbiamo scendere lì sotto. C'è una piccola fila, vedo. Che bello. Sono in fila, ragazzi, tra poco scendiamo e prendiamo sto Mac. Raga, ci siamo. Ottima scelta, sto MacBook Air vola. Sì. Vola, l'ho comprato anch'io. Grande. Ho preso il modello base perché so che è già una bomba quella, quindi... No, ma vedrai che l'M1 è una roba che... Quando lo accendi dici no, non è vero, cioè è buggato. Ottimo, ottimo. Voilà, ragazzi. Ottima scelta, eh? Adesso, raga, non resta che andare a casa e aprirlo. C'è anche il sole, oggi c'è una bella temperatura, fa ancora un po' freddino, però si sta bene, dai. Prima di andare a casa, piccolo spuntino, in un piccolo ristorante indiano in cui andavo sempre ai tempi dell'università, ovvero questo qui, c'ha specialità indiane, davvero buono. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie, tu? Raga, guardate quanta roba buona. Cioè, è il paradiso. Comunque, oggi andrò di questo. Chicken roll. Mi sono preso il panino, raga, con l'acqua. Qui ovviamente c'è il pollo speziato con salsa yogurt e insalata. Buonissimo, raga. Chicken tikka masala questo. Raga, finito. Buonissimo. Andiamo a casa a spacchettare questo Mac. Ok, eccomi qua. Ragazzi, sono stra excited. Stavolta mi sono preso il grigio siderale ed è il modello base. Ragazzi, non vedo l'ora di provarlo con l'editing video, foto ed altro. 8 GB di RAM con SSD da 256. E voilà! Librettino, cavo USB-C, USB-C e il cavo di alimentazione. Quanto è bello questo colore. Quanto è sottile, ragazzi, quanto è sottile. Guardate, due ingressi USB-C ovviamente e il jack per le cuffie. Andiamo ad aprirlo. Mi sono visto un sacco di video americani. E questo M1, ragazzi, anche già dal MacBook Air sembra davvero essere in grado di fare i culi a tanti modelli precedenti. Raga, comunque è stupendo, è la prima volta che ho questo colore e devo dire che è veramente una figata. Per configurare il tuo Mac, premi il tasto Escape. Ho deciso di prendermi quello base da 8 GB di RAM e non quello da 16 GB, quindi quei 250 euro in più, per il semplice motivo che con gli 8
va già benissimo. È più che sufficiente in base a tutto quello che ho visto sul web. Anche per fare video editing su Premiere Pro, che uso tutti i giorni, ma ancora di più su Final Cut, che è il software di video editing di Apple, che non ho mai utilizzato, ma prima o poi lo proverò, giuro. Questo non sarà un video tecnico, anche perché non sono tanto esperto di Mac. Ho avuto solo un modello del 2017, un Pro, ma questo M1 mi incuriosiva veramente tanto. I 16 GB di RAM sono più adatti per chi fa tanto, tanto, tanto editing nella giornata. Ma per quello che devo fare io, sostanzialmente, editarci un video magari al giorno va più che bene. Ma adesso faccio il test montando questo video qui, che spero vi stia piacendo, e vediamo quanto ci mette su Premiere Pro, anche se non è ancora ottimizzato per M1, ne stiamo aspettando ancora Adobe, e vediamo un attimino quanto ci mette, che sono curioso. Video in 4K, 60 fps, interamente registrato dall'iPhone, che sto usando anche adesso. Proviamo. Raga, sto montando e la timeline su Premiere Pro è veramente fluida. Veramente tanta roba. Guardate. Fantastico. Ragazzi, ho finito di editare il video finalmente. Allora, è uscito un video di 6 minuti circa, quindi ora cosa faccio? Ok, pronti per l'esportazione. Eccoli qua, 6 minuti e 08 di video, formato H264 per l'esportazione, e andiamo a mettere anche la spunta su USA massima qualità di rendering. Premiere Pro non è ancora ottimizzato per M1, ma dovrebbe già fare un buon lavoro. Facciamo esporta. Tutto quanto fatto. Boom. Codifica, vediamo quanto ci mette, ragazzi. Allora, primi minuti per realizzare un attimo il tempo residuo stimato corretto. Siamo sui, vediamo, 8 minuti, sta scendendo velocemente, quindi va sui 7. Ragazzi, non si è scaldato e lo uso praticamente da stamattina. 7 minuti e 16 secondi circa. Ok, ci mette, ragazzi, 7 minuti. Il video in 4K, 60 fps, direttamente dall'iPhone 12 Pro Max con l'efficienza elevata impostata nelle impostazioni della fotocamera dell'iPhone. Ragazzi, tanta roba. 6 minuti e 45 secondi. Probabilmente con Final Cut ci vuole ancora meno renderizzare un video, perché è un programma ottimizzato proprio per questo chip. Ma ragazzi, 6 minuti 7 circa per renderizzare un video con una super qualità. Questo Mac, ragazzi, tra l'altro è senza ventole. Non è come il Pro, che invece le ha. Questo Mac non è adatto forse per i filmmaker che editano video tutti i giorni, quasi tutto il giorno. Oggi l'ho usato veramente per tutta la giornata, ho fatto parecchie cose, tanto browsing ma anche Premiere Pro, e ragazzi, non si scaldava neanche così tanto, quindi tanta roba veramente, mi piace. Quindi, signori, per il vlog di oggi spero tanto che vi sia piaciuto, è tutto, noi ci vediamo al prossimo videozzo. Attivate la campanellina, un bel mi piace se vi è piaciuto, qui sotto al video. Ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi.